Roberto, deve essere un banco di prova importante, la risposta è stata più positiva. No? Sì, positiva sicuramente sotto il punto di vista del risultato, perché non si aspettava nessuno forse, no, di riuscire a vincere 3-0 contro il Vicenza. Inizialmente ci avrebbero preso per matti, se lo dicevamo. Invece poi il risultato dice questo, a mio parere è un risultato meritato, anche se poi bisogna ricordare che gli episodi oggi tutto sommato ci hanno girato anche a favore, no? Però la prestazione dei ragazzi è stata importante, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Dopo, a onor del vero, devo dire anche che nel gioco, secondo me, abbiamo fatto meno bene della partita scorsa, però avevo detto in tempi non sospetti che ripetere le prestazioni di Vercelli forse era difficile, però oggi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto meno bene di quello che eravamo abituati. Io ho l'impressione che questa nuova spicchi sempre il collettivo, cioè difficilmente trovi magari un uomo di riferimento, ma ci arrivate in porta sempre con tanti uomini, c'è una bella impronta. Questa è una bella cosa perché abbiamo puntato su quello, fin dal primo giorno. Crediamo molto nel gruppo. Crediamo molto in tutti i ragazzi, perché sennò non sarebbero qua, nessuno escluso. E ci stanno dando delle soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Gli atteggiamenti sono esemplari, quindi non a caso poi vengono anche i risultati. Però bisogna continuare così, perché sono 6 partite. Ciao, crepi il lupo, grazie, altrettanto. Però bisogna stare sul pezzo, bisogna continuare. Siamo appena all'inizio, ancora la strada è lunghissima. Mister, diceva un collega poco fa, un collega di Vicenza, che adesso il Novara non può più nascondersi. 6 partite. 6 partite sono poche, ne riparliamo tra una decina. Per me ancora sono poche. È vero, io l'ho detto in conferenza pre-partita, siamo a un punto forse che neanche noi ce l'aspettavamo, no? Di essere a questo punto dopo 6 partite, però la strada è lunga, le difficoltà sono dietro l'angolo. Ieri sono andato a vedere Albino Leffe Lecco e vi dico già che al di là che c'è la partita di Coppa Italia mercoledì e vogliamo fare bene anche quella, sia la partita di Albino Leffe e di Lecco saranno partite difficilissime, per una serie di motivi. E quindi bisogna sapere che, anzi, iniziare a rompere già le scatole, perché poi si rischia di sottovalutare le situazioni, perché è troppo facile poi perdere in questi momenti la bussola, quindi bisogna stare lì sul pezzo. Senta, Foschi, che era in tribuna oggi, dice: vado via, adesso non sono più preoccupato di prima. Foschi è un amico. No, vabbè, questo mi fa piacere, però le partite sono tutte diverse. Bisogna rendersi conto in fretta che oggi è andata così, e mercoledì sarà difficile contro l'Alessandria e domenica a Bergamo ancora di più. Per cui bisogna continuare a fare le cose bene. I ragazzi le stanno facendo bene, sarà compito mio e dello staff mantenerli con la giusta umiltà e con la giusta voglia di lavorare, perché sennò si rischia grosso. Perché avete margini di miglioramento, per esempio, quando Bortolussi e Galoppini si ricorderanno che in genere vanno in doppia cifra. Ma ci arrivano senza problemi. Sì. Questo lavoro, insomma, dicevamo nel gruppo, il centrocampo però in queste partite sta facendo la differenza. Adesso gli altri poi hanno segnato anche Rocco e Masini. In centrocampo sta un'impronta importante un po' a tutta la squadra. Io credo che l'importanza bisogna darla a tutti, perché poi se il centrocampo fa le cose per bene, perché gli attaccanti aiutano, perché danno una mano, perché sono coesi, perché stanno corti, perché è un insieme di cose. Quindi bisogna valorizzare
tutta la squadra, perché stanno facendo sotto questi aspetti veramente qualcosa di importante. Poi dopo sono convinto che, per dirne una, nel gioco oggi non è che abbiamo fatto bene, possiamo fare meglio sicuramente. Anche alla fine ci siamo abbassati troppo, dovevamo cercare di uscire un po' prima. È vero che ci sta, perché vinci 2-0 contro Vicenza in casa, manca poco, viene abbastanza naturale abbassarsi, però questo ci deve servire per le prossime volte, perché oggi è andata bene, altre volte poi rischi di mettere in pensiero una partita che era chiusa.